qui piove, ragazzi, qui piove, qui piove, altro che Calvario Edition, qui c'è la pioggia Edition. La prima giornata delle dirette del Calvario stanno per risolversi in una, come diciamo ad Arezzo, giubbata d'acqua che ne basterebbe la metà. Adesso io vi voglio far vedere, prima che ci sia la tempesta, intanto questa me la tolgo perché ci si può togliere, come vedete sono da solo, prima di andare a farmi questa cena non cena in un posto, devo dire, splendido. Vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, perché c'è un paesaggio meraviglioso. Sono, ecco, intanto vi faccio vedere alle mie spalle, ecco qua, eccoci qua dove sono, guarda bello che è qui, guarda che capolavoro che è qua, stanno arrivando i fulmini, i lampi, vi faccio vedere adesso, vediamo se riuscite a capire dove sono, ditemi un po' se capite cosa ho alle spalle. Si è collegata anche mia zia si collega alle 7.40, mia zia che non vedo da 74 anni, va sempre al giro quella lì, Gubbio, Fano, è sempre al giro l'Abruzzo, non è mai a casa, è l'unica che viaggia più di me. Ecco qua, guarda che scenario meraviglioso, dove sono? Dove sono? Guarda qua, cos'è quello che si vede qua? Cos'è questo? Cos'è questo? Calvario, Calvario è un corno, questo è un capolavoro, qui siamo alla meraviglia assoluta, la bellezza totale del nostro paese, la bellezza straordinaria di questo paese meraviglioso che si chiama Italia. E cos'è questo? È il che è? Sì, presente, siete presenti, però datemi qualche risposta, ragazzi, perché qui sta per diluviare, io sto per affrontare la buriana, la tormenta prima dell'aperitivo del Calvario per voi. Cosa vi voglio dire? Intanto che questo è il primo giorno, è tutti presenti, ragazzi, però non mi dite dove sono. Intanto questo è il primo giorno delle dirette del Calvario, cioè io da oggi a sabato ogni giorno farò delle dirette dal Calvario, perché sarò, non sono a Cortona, no, non sono a Cortona, tutt'altro, sono molto più a nord del paese. Farò queste dirette in cui racconterò ovviamente l'attualità, racconterò il presente, il passato e il futuro di questo paese, ma lo racconterò da uno scenario, ecco, vi faccio vedere anche quest'altro contesto, vi ho fatto vedere un attimo l'hotel, dove però l'hotel sono solo stasera, da domani io sarò a Merano. Quindi già se domani sarò a Merano e a Merano ci starò 5 giorni, potete intuire che sono al nord. Diciamo che ho spezzato il viaggio tra Arezzo e Merano, molto più vicino a Merano che non ad Arezzo. Dove sono? Chi lo sa. Però no, non sono a Bracciano, vi ho appena detto che sono al nord, ragazzi, che c'entra Bracciano. Mannaggia la miseria, ascoltatemi quando parlo, porca miseria, a volte fa lasciare dei commenti che sembrate Renzi o Salvini. Allora, io voglio dirvi anzitutto, niente, non ce la fate, non riuscite a capire dove sono, poi ve lo dico, è un posto meraviglioso. Non è un paesaggio a me familiare, ma è meraviglioso, hai ragione, è un posto bellissimo. Allora, cosa vi voglio dire? Anzitutto vi voglio dire, amici miei, che ancora non avete indovinato la cazzata gigantesca, no, non è Pieve Santo Stefano, la cazzata gigantesca che ho fatto 3 giorni fa. Dovete indovinarla, perché chi indovinerà la cazzata enorme, meravigliosa e straordinaria che ho fatto vincerà come premio, eccoci qua, come ti chiami tu? Pippo Alfonso Montepeloso, mi sembra, ha detto Lago di Garda. Ale, hai vinto, sono esattamente sul Lago di Garda, per l'esattezza sono in un paese che si chiama Boffenico, che è a 2 passi da Affi, dove sto per farmi un bellissimo aperitivo. Vi dicevo, bravissimo, bravo Pippo, sei stato un grande, qui in effetti qui vedete il Lago di Garda, che è un capolavoro. A 2 passi da qui, per esempio, c'è Bardo teatro di vini meravigliosi, molto, molto semplici, molto piacevoli. Vi dicevo, chi vincerà, chi scoprirà la cazzata clamorosa che ho fatto 3 giorni fa, vincerà come premio una cena con Salvini nudo. Quindi è un premio particolarmente ambito. Poi io voglio dirvi, ragazzi, una cosa. Io nella vita pensavo di poter dire tante cose, di poter affrontare tanti argomenti meravigliosi, ma mai, sì, sono nel Lago di Garda, avete vinto, mai avrei pensato di parlare in una mia diretta di Antonella Mosetti. Antonella Mosetti, che prima di tutto viene da dire, chi cazzo è Antonella Mosetti? Antonella Mosetti, ho letto in queste ore, in realtà l'ha detto qualche giorno fa, ha detto a chi criticava, agli invidiosi del billionaire, a quelli che criticano i VIP che vanno al billionaire, ha detto in maniera molto sprezzante, tale Antonella Mosetti, ha detto...
Voi se andaste al billionaire al massimo vi potreste permettere il Covid, perché noi siamo straccioni agli occhi di tal Mosetti, che peraltro si è beccata il Covid, quindi questa fa la simpatica e si è pure preso il Covid. E io mi sono anche domandato: ma chi cazzo è sta Mosetti? Ho studiato la sua storia, pensate quanto vi voglio bene, mi sono informato su tal Mosetti, il curriculum vitae straordinario di tal Mosetti, che si autodefinisce VIP, ha fatto delle cose straordinarie, il sipario del TG4, ha fatto Non è la Rai, ha fatto Paperissima Sprint, ha fatto Il Grande Fratello VIP, è stata ex di Aldo Montano, è la ex di Davide Lippi, sono carriere straordinarie, ma nulla a che vedere con i personaggi che amiamo noi. Ma voi siete innamorati di Rodotà, voi siete innamorati di Zagrebeschi, voi siete innamorati, che cazzo di capelli ho stasera, voi siete innamorati di Travaglio, voi siete innamorati di quel Mona di Scanzi. No, 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 Antonella Mosetti ci dice che noi siamo invidiosi perché noi vorremmo essere lei, perché noi siamo invidiosi, vorremmo andare al billionaire, e noi se andassimo al billionaire ci potremmo permettere soltanto il Covid, perché siamo dei pezzenti, degli straccioni, degli zozzi. La Mosetti ci ha detto questo, ha lasciato intendere questo, e nel frattempo la Mosetti se l'è pure beccato il Covid, quindi per ora l'unica che si è potuta permettere, l'unica no, ma tra noi sì, l'unica che si è potuta permettere il Covid per ora è la Mosetti, Antonella Mosetti, Antonella Mosetti, Antonella Mosetti, che io non so ancora chi cazzo sia sta Antonella Mosetti. Pure la Mosetti deve dare lezioni di Covid, la Mosetti. Poi c'è Diaco, Pierluigi Diaco, che fino a pochi giorni fa diceva in radio basta col parlare di Covid, basta col parlare di Covid, gli hanno chiuso momentaneamente la sua trasmissione perché c'è stato un caso di Covid, credo, in redazione. E mi dispiace tantissimo per lei, mi dispiace tantissimo anche per Diaco, ma puttana di una miseria ladra, Diaco, stai zittino ogni tanto invece di dire ste bischerate. Il 30-31 di agosto si sa ormai che il Covid c'è, stai zitto invece di star lì a strimpellare sta cazzo di chitarra, a fare ste cazzo di interviste che fanno, non lo voglio dire cosa fanno. Poi vi voglio dire che io adoro Salvini, ragazzi, io adoro Salvini, guarda che bel tramonto che vi sto facendo vedere, guarda la bellezza umana rappresentata dal sottoscritto che va a inebriarsi, a compenetrarsi con la bellezza della natura del tramonto sopra il lago di Garda. Guarda che diretta meravigliosa, la storia ce ne renderà merito di questa diretta, e ci renderà merito anche perché noi siamo coevi e contemporanei di Matteo Salvini, che ha fatto questo post meraviglioso dove dice: uniti si vince, riecheggia quel vecchio slogan, quel vecchio mantra, quella vecchia pubblicità della Ringo, quindi di Barilla, dove c'è appunto un Ringo bianco che abbraccia un Ringo nero, il biscotto, ma in realtà anche il senso di fratellanza e di unione. E lo ha fatto Salvini, al che giustamente molti in rete hanno detto: sì, bello, si fa per dire, questo elogio e questa citazione del passato, della pubblicità dei Ringo Boys, ma qualcuno alla Barilla gliel'ha detto, la Barilla t'ha autorizzato, è arrivata la Barilla, ha detto no, ma lui fa così, gli importa una sega Salvini di chiedere l'autorizzazione di dire se lui può utilizzare o meno lo slogan dei Ringo Boys? E poi lui che è proprio l'emblema del bianco che si unisce col nero, chi meglio di Salvini incarna proprio la capacità, la naturalezza e la meraviglia straordinaria dell'uomo che riesce ad accettare la persona che viene da un posto lontano? Nessuno come Salvini, basta pensare alla bellezza delle sue parole quando parla per esempio dei migranti, ma tu guarda che diretta che vi sto facendo vedere, tu guarda la bellezza, ma ti rendi conto la cosa straordinaria, meravigliosa che vi sto facendo vedere? Cioè Scanzi al tramonto sul lago di Garda è qualcosa di straordinario. Io vorrei smettere di fare questa diretta per poterla vedere, per poter assistere ad essa e per poter commentare questa diretta. Poi vi voglio dire altre due cose prima di andare a mangiare, perché mi sono fatto un'ora e mezzo di sauna, non ho mangiato un cazzo a pranzo, sto malissimo, sono praticamente già in fase di trascendenza, però voglio anche dirvi quelle due cose. E qui torno vagamente serio perché si toccano degli argomenti teoricamente seri. Il primo è uscito un sondaggio che ha fatto molta paura ai sostenitori del sì sul referendum del 20-21 settembre, perché questo sondaggio, fatto peraltro da una persona molto intelligente che io stimo molto, che è la Ghisleri, dice che il sì è al 46%, e a quel punto quelli del sì hanno detto: porca puttana, era appena uscito un sondaggio di Repubblica, Demos, che diceva che il sì era all'82%, come è possibile? È molto semplice, è possibile perché
la Ghisleri ha fatto una distinzione molto netta tra cosa? Tra il sì e il no e gli astenuti. E quindi sostanzialmente cosa è venuto fuori da questo sondaggio della Ghisleri? Vada memoria, ma tanto io ho una memoria straordinaria, mi ricordo 18 spettacoli che faccio contemporaneamente, figurati se non mi ricordo i numeri della Ghisleri. I numeri della Ghisleri dicono che il 46% circa vota sì, il 14% circa vota no. Voi però mi insegnate che se fate 46 più 14 vuol dire 60, e gli altri 40 che fanno? Gli altri 40, ci dice la Ghisleri, si astengono o sono indecisi. Quindi uno potrebbe dire, ma se tutto quel 40% voterà no, a quel punto il no vince col 54%. Sì, teoricamente questo è vero, però bisogna anche dire, e questo è importante per comprendere il sondaggio, che in quel sondaggio di quel 40%, 25 o 26 su 40 non andranno proprio a votare, quindi saranno astenuti. E se noi si fa il calcolo sugli astenuti, cosa viene fuori? Viene fuori che il sì, secondo la Ghisleri, va al 72,7%, 73, arrotondiamo. Repubblica dice 82, Ghisleri dice 73, Ghisleri dice anche il sì sta scendendo, il no sta salendo. È anche vero, ragazzi, che uno dice 82, uno dice 73, tutto può essere, ma insomma, diciamo che per ora la forbice è molto allargata. L'altra cosa che voglio, vedo che ci sono delle battute su Antonella Mosetti, la Mosetti che ci dice che noi, se andassimo al billionaire, ci potremmo permettere soltanto il Covid. Amica mia, io con i soldi che ho, e qualcuno ce l'ho, ti posso garantire che li butterò via in tante cazzate, e tanti li butterò via, ma di sicuro al billionaire non darò neanche un euro. Ma non perché non li ho, perché non sono così masochista da buttare via i soldi andando lì. Tu hai i tuoi gusti, io i miei, ma di sicuro non avrei mai avuto questa strafottenza nel prendere per il culo quelli che si sono semplicemente permessi di dire forse il billionaire non era esattamente il luogo congruo e canonico dove andare dentro una pandemia. Dopodiché, se secondo te quelli che non ti conoscono, quelli che non hanno le tue frequentazioni, quelli che non vanno al billionaire sono degli straccioni che si potrebbero permettere soltanto il Covid, è una tua scelta. Ti segnalo che nel frattempo l'unica tra noi che si è presa il Covid e che se l'è potuto permettere sei tu e non io. L'altra cosa che voglio dirvi è Emiliano, e voi dite che c'entra Emiliano? Emiliano nel senso del governatore della Puglia, e qui so quanto è bella st'immagine, e qui so che qualcuno lo farò arrabbiare, perché Emiliano stamattina in una bella intervista, molto bella, sul Fatto Quotidiano, ha detto quanto segue, ha detto quello che in realtà avevano detto anche Boccia, aveva detto anche Zingaretti, dentro i 5 Stelle in realtà no, non l'hanno detto, mi è partita una chiamata, ma adesso se mi chiama una seconda volta lo ucciderò sicuramente, questa persona che mi ha chiamato. Vi dicevo, Emiliano ha detto quello che hanno già detto Bocci, hanno detto anche altre persone, dentro il Partito Democratico, cioè che cosa? Ha detto, ragazzi, io ringrazio Conte che ci ha provato, ringrazio Di Maio che ci ha provato, ringrazio molti dei 5 Stelle, degli ambienti 5 Stelle che ci hanno provato a fare l'accordo PD 5 Stelle, non ce l'abbiamo fatta, massimo rispetto, però, ha detto Emiliano, esorto gli elettori dei 5 Stelle, se vorranno, a fare il voto disgiunto, che se non ricordo male non si poteva fare in Umbria, ma si può fare in Puglia. Questo, ora ragazzi, il voto disgiunto non è mai stato particolarmente fortunato in Italia, perché il voto disgiunto sostanzialmente cos'è? È il decidere in questo modo, in realtà qualcuno in Emilia Romagna l'ha fatto ma poco, è il dire, io facciamo un esempio, io voglio votare 5 Stelle in Puglia, però so benissimo che la Laricchia, cioè candidata come governatrice Puglia, non ha nessuna chance perché non ce l'ha. Adesso qualcuno mi dirà non è vero, perché se tutti fanno il tuo ragionamento, la Laricchia non ha nessuna chance di vittoria, punto e a capo. So che la Laricchia non ha nessuna chance di vittoria, lei come persona, perché non può vincere i 5 Stelle, non possono arrivare al 30, 40, 45 da soli, allora cosa faccio? Io, eventuale candidato 5 Stelle, voto lista 5 Stelle, però poi disgiungo il mio voto e contemporaneamente, poiché si può fare, voto Emiliano. Quindi Emiliano, governatore X, poi lista 5 Stelle X, seconda X. Si può fare, non si poteva fare in Umbria, dove peraltro l'accordo PD 5 Stelle andò malissimo, si può fare invece in Puglia. Ora ragazzi, io non do nessun consiglio, anche perché io, come vi ho già detto, tra l'altro per motivi di lavoro, poiché il 19 e il 20 settembre sarò in Sardegna a fare due spettacoli di Gaber, il 19 a Ulassai e il 20 settembre in Sardegna, non so ancora dove, ma me lo diranno, per motivi di volo il 21 di settembre, lunedì, partirò da Cagliari, da Fiumicino, buonanotte, partirò da Cagliari, non per andare a Fiumicino, andrò a Firenze, ma non farò in tempo
a tornare ad Arezzo, perché io ho calcolato i tempi, purtroppo io sarò ad Arezzo alle 4:30 di pomeriggio se va tutto bene, quindi io non potrò votare, mi dispiace molto, né per il referendum, né come sindaco, né come candidato regionale, perché in Toscana ad Arezzo si vota anche per le regioni e per il sindaco, ma è questa è una congiunzione astrale, quando ti chiamano per lavorare giustamente tu vai a lavorare, quindi non do nessun consiglio, dico soltanto che l'opzione e l'ipotesi di Emiliano secondo me non è un'opzione peregrina, e credo che anche quelli che legittimamente credono che i 5 Stelle siano molto meglio di Emiliano, pensando che l'alternativa sia Fitto, potrebbero fare quello che ha proposto e paventato Emiliano. Chiaramente Emiliano l'ha proposto con il suo interesse personale, ed è tutto ovvio. Io che non ho nessun interesse, Travaglio che non ha nessun interesse, Padellaro che non ha nessun interesse e tanti tanti altri che potrei citare, potrebbero darvi questo consiglio. Ma il mio, insisto, non è un consiglio, ma è un invito a riflettere su questa eventualità. L'ultima cosa che voglio dirvi, e poi vi saluto, è: mi sono letto oggi in sauna e dove sono stato oggi nelle terme, ho provato anche delle terme di Verona meravigliose, si chiamano terme Aquardens se non ricordo male, sono a Pescantina, molto belle, ci sono stato fino alle 4:30 di pomeriggio, e mi sono letto il libro di Vasco Rossi, il libro che lui ha scritto nel 2011, si chiama La versione di Vasco, è edito da Chiare Lettere, è un libro meraviglioso, è uno dei libri che mi è piaciuto di più negli ultimi anni, mi ci sono trovato tantissimo. Devo dire, alcuni passaggi mi ha fatto anche paura perché sembrava che l'avessi scritto io. Vasco si è aperto in maniera straordinaria, è un libro che vi consiglio parecchio, è un libro delizioso, è un libro molto crudo in alcuni passaggi, molto bello, molto vero, e ho volutamente citato Vasco un po' perché gli voglio bene tanto e un po' perché ho letto un suo scambio con un suo pseudo fan che gli diceva sostanzialmente su Facebook: ah, tu Vasco eri una spina nel fianco del potere, eri uno cattivo contro il potere, adesso ti sei ridotto a fare il servo di regime, ti sei ridotto a fare il servo delle mascherine, ci dici di usare le mascherine, che pena, meno male che esisteva anche il Vasco giovane che è molto più bravo di quello. E Vasco gli ha risposto con una brutalità meravigliosa che appartiene a Vasco anche in alcune sue canzoni, e gli ha detto: guarda, io pretendo ed esigo che tu metta la mascherina perché non voglio che tu mi sputi la tua eventuale malattia, ma soprattutto perché tu non mi sputi la tua ignoranza e, aggiungo io, la tua idiozia. Vasco, sei un grande, voi siete grandi perché eravate più di 11.000 anche oggi, ci vediamo domani più o meno alle 19, 19.15, 19.20, sarò a Merano, sarò praticamente digiuno, mi vedrete i prossimi 4-5 giorni prossimo alla trascendenza, siatemi vicino e vicini, e mi raccomando, detto tra noi, Antonella Mosetti, Mosetti, Mosetti.